Qual è l'importanza delle Upanishad oggi? È ancora così fondamentale, così centrale quanto lo era millenni e millenni or sono? Perché il primo tesoro, la prima scoperta, la prima grande illuminazione viene dal conoscere se stessi. E le Upanishad hanno sempre dominato la scena, hanno sempre dato questo insegnamento che naturalmente è compreso soltanto da coloro che si predispongono a una visione interiore, si predispongono alla conoscenza di sé. E niente vi è più importante nella vita. Che avere come fondamento la conoscenza di sé. E sembra qualcosa di semplice detto così. Magari a molte persone credono di conoscersi, ma non è esattamente così. Quando le distorsioni sono all'ordine del giorno e quindi ci si percepisce in maniera errata, tutto va storto. E la felicità, che sarebbe una qualità naturale, spontanea, ontologica dell'essere, diventa una chimera, diventa una dolce chimera, qualcosa a cui si aspira ma che non si raggiunge. E dunque le Upanishad potrebbero veramente consentirci di abituarci alla felicità.